provate a chiudere gli occhi e a pensare ad un'antica foresta. Molto probabilmente starete immaginando grandi alberi con il tronco ricoperto da macchie verdi, come questa. Si tratta di muschi e licheni che crescono sulla corteccia e sulle porzioni morte delle piante. Lo stesso accade sul legno morto, sia esso a terra o in piedi, dove spesso ad alcune di queste particolari specie di muschi e licheni si accompagnano funghi saproxilici più o meno appariscenti. I funghi saproxilici possono penetrare nel legno sfruttando lesioni o ferite naturali degli alberi, oppure si fanno dare un passaggio dagli insetti, anche loro saproxilici, che scavando nel legno morto e macchiandosi di spore li trasportano per la foresta. Questi funghi non solo hanno un ruolo fondamentale nella decomposizione del legno e nel riciclo del materiale organico, sono anche essenziali per creare le condizioni adatte ad altri organismi, che ad esempio si nutrono soltanto del legno da loro colonizzato. Insomma, come tutto in natura, sono parte di un ciclo complesso e affascinante. Più caratteristici sono i funghi a mensola, come questo, ma altri funghi saproxilici possono essere molto meno evidenti, perché nascosti sotto la corteccia o tra le fibre del legno morto a terra. A proposito di organismi poco appariscenti nascosti nel legno morto, ci sono due muschi che è importante conoscere, il muschio a scudo verde e quello biforcato. Sono entrambi molto rari nelle nostre foreste e per questo sono inseriti nelle liste delle specie da tutelare. Questi muschi, che un occhio non esperto faticherebbe a vedere e a distinguerli dagli altri, si sviluppano anch'essi sul legno morto e la loro presenza è quindi legata strettamente alla continuità di questo habitat.